Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale! Prima di tuffarci nella notizia di oggi, vi invitiamo a premere il tasto iscriviti e ad attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità. Se vi piace il contenuto, lasciate un mi piace, sarà molto apprezzato. La vita ci mette costantemente di fronte a eventi che ci ricordano la nostra natura effimera. Siamo tutti esseri umani sotto lo stesso cielo, passando brevemente su questa terra e condividendo simili destini. E così, indipendentemente dalla nostra storia o dalle nostre azioni, per ognuno di noi arriva il momento in cui dobbiamo dire addio. È proprio a seguito di una notizia del genere che oggi vogliamo riflettere. Quando una persona, che ha camminato sul lato oscuro della legalità, ci lascia, la notizia può suscitare reazioni diverse. È logico che se si tratta del decesso di un noto boss, la notizia acquista una portata e una risonanza maggiore, divenendo immediatamente di dominio pubblico. In queste ultime ore, le onde delle notizie ci hanno raggiunto con l'informazione che Benedetto Capizzi, un boss di Cosa Nostra che ha fatto molto parlare di sé nelle pagine di cronaca italiane, non è più tra noi. Alcuni commenti sui social non hanno tardato ad arrivare e, come potete immaginare, alcuni sono stati piuttosto aspri. Capizzi aveva 79 anni ed era detenuto nel carcere di opera, sottoposto al regime 41 bis, un trattamento penitenziario particolarmente severo. Il motivo? Stava scontando due ergastoli. Durante l'estate la sua salute, già compromessa da una grave patologia, ha subito un drastico peggioramento. Questo ha portato al suo trasferimento all'ospedale San Paolo di Milano, dove purtroppo ci ha lasciati. Originario di Palermo e a capo del mandamento di Villa Grazia e Santa Maria del Gesù, Capizzi era considerato, secondo alcune fonti, una figura di rilievo anche all'interno della Commissione provinciale palermitana. La sua cattura, avvenuta il 16 dicembre 2008, è stata parte di un'operazione di grande importanza, denominata Operazione Perseo. Con questa operazione, 94 esponenti di Cosa Nostra sono stati arrestati, smantellando di fatto i nuovi vertici della commissione provinciale. Questo seguiva arresti importanti avvenuti tra il 2006 e il 2007, come quelli di Bernardo Provenzano, Antonio Rotolo e Salvatore Lopiccolo. E voi cosa ne pensate di questa notizia? Di fronte a eventi del genere, come ci sentiamo? La vostra opinione è importante per noi. Scrivete un commento qui sotto e fateci sapere le vostre riflessioni. Vi ringrazio per averci seguito e vi invitiamo ancora una volta a iscrivervi e a rimanere connessi con noi. A presto!